lunga ed interessante conferenza stampa qui nella sede della Maceratese da parte della Presidente, dottoressa Tardella. Primo, la situazione degli abbonamenti. Sappiamo che il momento economico-finanziario in Italia è particolarmente complicato e difficile, non possiamo contare se non sugli sponsor storici e quindi, come dire, abbiamo puntato sulla presenza dei tifosi allo stadio. Abbiamo fatto una campagna acquisti rivolta soprattutto alla tifoseria, in modo e maniera che chi viene allo stadio possa godere di uno spettacolo interessante, divertente, bello. Chiaramente puntiamo alla salvezza il più presto possibile e poi a svolgere un campionato che tolga tante soddisfazioni a un pubblico che ci ha seguito così amabilmente e con grande entusiasmo in tutta la scorsa stagione. Ecco, nel particolare i costi sarebbero? 80 euro per la curva, 80 euro per gli over, 180 euro l'abbonamento in tribuna e 300 euro l'abbonamento per i sostenitori. Ultima notizia, ma molto importante, è quella della nascita di un'associazione di amici della Maceratese. Tra l'altro la Tardella aveva in mente VIP, no? Very Important Non Persons, ma Pistacopi, che a me sembra particolarmente indovinata, che con il contributo di un certo contributo, lo dico io, di 1.000 euro, potrebbe dare assistenza alla Maceratese dal punto di vista economico e poi rappresentarla anche nel mondo della città e della provincia. Noi l'abbiamo accolta con grandissimo entusiasmo, chiaramente, per due motivi. Il primo, economico. Il secondo, che invece io ritengo molto più importante, è la rappresentatività della Maceratese all'interno di Macerata. Anche perché è giusto che si sappia che la Maceratese è un patrimonio di tutti. È un'associazione che avrà una grande rappresentatività sia nei progetti, sia all'interno del Consiglio di amministrazione.